Noi della Punto Gas siamo qui ad Autopromotech per presentare due novità assolute nel settore LPG o GPL, quindi gas compressi per autotrazione. Presentiamo un macchinario che facilita la bonifica, l'inertizzazione e lo smaltimento dei serbatoi sull'autovettura per utilizzare il gas come prodotto combustibile. Il macchinario utilizza solo aria compressa, quindi è certificato ATEX. Utilizza anche azoto per smaltire il serbatoio, quindi inertizzare il serbatoio, rendere sicurezza quindi al lavoro svolto in officina. Facilita anche l'utilizzo, il riutilizzo del GPL svuotato dal serbatoio smontato per riutilizzarlo poi nel nuovo serbatoio installato. Quindi oltretutto è un vantaggio economico indiscusso da parte dell'officina stessa utilizzatrice. Il macchinario si chiama REC Gas, quindi recupero gas. Questo viene fatto attraverso uno scarico e un carico. Il tutto debitamente controllato da dei manometri che indicano le pressioni di esercizio sia nell'uno che nell'altra operazione, oltre alla pressione di esercizio effettiva di tutta l'operazione. Un flussometro indica quando si recupera gas in stato liquido, il sottovuoto presente nella fase di aspirazione ci va a indicare che è terminata questa operazione di svuotamento e in questo caso si inizierà poi con l'ulteriore fase finale dell'azotaggio attraverso l'apposita tubazione e attraverso l'utilizzo di una bombola di azoto che permette di bonificare e mettere in sicurezza la bombola all'interno dell'officina, ma sicuramente anche facilitare quelle operazioni di smaltimento che ad oggi risultano poco attendibili rispetto a quello che può essere una necessità professionale. Seconda novità che presentiamo qui alla Fiera Autopromotech è la lavamotori, un macchinario importato direttamente dal Giappone, prodotto dalla ditta Oberon. Qui abbiamo i rappresentanti della ditta Oberon, distributori in esclusiva del Petronas lubrificanti. Il macchinario utilizza un sistema computerizzato che effettua un lavaggio del motore attraverso il filtro dell'olio e il tappo dello scarico dell'olio. Subisce due fasi di lavorazione, lo scarico dell'olio esausto, utilizzando solo aria compressa oltre a una presa di corrente, avremo la pulizia totale del circuito dell'olio all'interno del motore. Terminata questa fase si può effettuare il ripristino dell'olio all'interno del motore e quindi riutilizzare la macchina con benefici evidenti quali la rumorosità inferiore, la dolcezza della risposta del motore ed ovviamente un ringiovanimento del motore che permette una vita più lunga.